che può succedere da qui fino alle 5? Ci sarà una riunione con tutti quanti i competitor che in questo momento sono in lista, e si affronteranno una serie di problematiche che sono emerse nelle ultime 48 ore. Quali? Ma intanto c'è stata la presa di posizione di Lombardi, che è uscito dalle primarie. Poi c'è da valutare la possibilità che il FLI ha evidenziato, ripeto, la possibilità di un appoggio alla candidatura civica di Properzi, correlando però questo appoggio col fatto che Properzi diventi come civico soggetto attrattore dei partiti e non viceversa. E le primarie fatte tra la destra e Properzi finirebbero inevitabilmente per farlo diventare attrattore di un partito politico, nel caso specifico il PDL, che non avrebbe candidato. E la chiave per convincere Deramo quale sarà? Ma io non credo che bisogna convincere nessuno, bisogna ragionare su questo tipo di discorso, valutare quelle che sono le prospettive che si avrebbero in un caso o nell'altro e poi prendere una decisione. La frammentazione degli schieramenti può avvantaggiare il centro-sinistra? Beh, sul discorso del primo turno credo che non lo avvantaggi, perché all'Aquila, al di là di quelle che possono essere le battute di Cialente, che dice contestualmente che vince al primo turno, ma poi aggiunge che non si apparenterà con nessuno, che sarebbe una condizione utilizzabile soltanto nel caso di ballottaggio, al di là di questo credo che sia tecnicamente impossibile che ci sia qualcuno che vinga al primo turno. I 5.000 votanti alle primarie del centro-sinistra fanno paura come soglia? Non fanno paura come soglia, e anche il tentativo di metterle in relazione col centrodestra credo che sia assolutamente fuori luogo. Qualunque dovesse essere il numero dei votanti del centrodestra, ci troveremmo nel primo esperimento fatto su questo terreno, ma soprattutto con delle primarie che nel centrodestra sono durate 30 giorni e nel centrodestra, per ragioni connesse alla tempistica, rischiano di essere inferiore ai 10 giorni. La differenza tra De Matteis e Properzi qual è? Ma sono due persone che in persona hanno ruoli e dinamiche diverse. Giorgio è un politico che ha maturato una grossa esperienza da un punto di vista amministrativo, e Properzi ha un suo profilo di natura tecnica. Mi dicono viene considerato uno dei migliori urbanisti che ci sono in Italia, e ha in qualche misura, per quello che io riesco ad intendere, la possibilità di pensare una città che deve essere ricostruita. Properzi ha deciso di muoversi in un ambito che è quello del centrodestra, e Giorgio ha dichiarato esplicitamente di voler costruire un percorso moderato al di là del PDL e del PD.